torre in pietra il castello per eventi e cerimonie in un'atmosfera fatata a Pietra dei Fusi, Avellino, 0825 19 31 778. Il comune di Napoli finanzierà l'intervento per rimettere a nuovo la tomba, sbiadita dal tempo e dall'incuria, di Francesco De Santis. Situazione più critica per il monumento funebre in cui riposano le spoglie mortali di Pasquale Stanislao Mancini e della moglie Laura. Per la devastazione dei marmi e la collocazione di un busto che sostituisca quello trafugato dai ladri servirà un progetto da sottoporre all'attenzione della sovrintendenza. È questo l'esito del Patto di Napoli, atto secondo. Si tratta di un significativo passo in avanti nella battaglia che Prima TV e Telenostra stanno portando avanti nell'anno del bicentenario della nascita degli illustri per restituire dignità al luogo di sepoltura, ovvero il quadrato degli illustri nel cimitero monumentale di Napoli. In ricordo, questo è il titolo del convegno svoltosi a Palazzo San Giacomo nella giornata di ieri, che ha visto nuovamente istituzioni ed associazioni a confronto. Da un lato si è ricordata la figura e l'opera dei nostri, dall'altro si è andati avanti nel percorso di recupero. Moderati da Norberto Vitale, hanno portato il loro contributo al tavolo l'onorevole Angelo D'Agostino, che ha sottolineato l'attualità del pensiero di De Santis e Mancini, gli assessori alla cultura e alla trasparenza di Napoli, Daniele e Sardu, i quali hanno ringraziato tutti per aver dato impulso al recupero di pensiero ed azione. Presenti inoltre il sindaco di Morra Mariani, l'assessore alla cultura del comune capoluogo Gambardella, il portavoce dell'associazione Locomotivi Mitrione, l'ex sindaco di Morra Giordano e il rappresentante del comitato celebrativo del Mancini Bellizzi, oltre ai docenti dell'Università di Cassino Scalese Germano, che hanno ripercorso anch'essi la modernità dei nostri. I partecipanti al Patto di Napoli hanno ribadito la piena volontà a farsi eredi morali degli illustri, portando avanti anche economicamente il progetto di recupero delle tombe. Il risultato finale non è stato ancora raggiunto, ma è sicuramente un significativo passo in avanti. Prima TV e Telenostra continueranno a tenere accesi i riflettori.